Just me and my mates.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, keep me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Standing on the radiator grill.
Yes.
etichetta. La sedia, Lex! No, Dio mio! E ne ha già avuto il suo primo bacio.
In un tipico pomeriggio scandinavo si sta consumando l'ultimo atto del carnevale gioiosano 1993. Ora andremo a intervistare tutte le maschere, andremo a vedere tutti i gruppi che stanno sfilando quest'oggi. Allora, abbiamo qui Turi Bora. Allora Turi, si pensava di non dover uscire, ma poi si è uscito per grazia divina. Sì, sì, certamente ci sarà qualcuno che ci premia, perché gli sforzi, i lavori che si fanno in questo paese è incredibile, voi lo sapete. Qui ogni anno, o con soldi o senza soldi, si riesce sempre a fare qualche cosa per il bene del nostro paese. D'altra parte noi ce l'abbiamo nel sangue il carnevale e facciamo quello che possiamo. Ok, grazie Turi, buon divertimento. Grazie alla caramella, andiamo avanti, intervistiamo qualcun altro. Lo splendido Don Nino, come ogni anno, qui con noi. E allora, una battuta sul carnevale. C'era la caramella? C'era la caramella prima. Aspetta che ti do la caramella. Ce l'ho, me l'hanno data. Ce ne do un'altra. C'era la caramella, prendila. Allora, scusi, chi è questo che fa le riprese? Una cosa nostra. E allora, una battuta sul carnevale. La battuta sul carnevale è sempre un carnevale gioiosano, questo è molto ma molto importante, un carnevale gioiosano che come ogni anno con l'aiuto di tutti i ragazzi volenterosi riesce a far decollare, anche se con un pizzico di ritardo. Aspetta che gli do la caramellina perché allora lui mi fa le riprese amare. Il cameraman ringrazia. Meglio fare le riprese dolci. Ok, ti ringrazio, buon divertimento. Qui c'è una lava, salutiamo a tutti, andiamo sempre avanti, vediamo qua Peppuccio primo con questa parrucca. Grazie, senti, ma abbiamo una rappresentazione un po' anomala di pupi, ossia pupitti e pupitte, ed è una cosa spontanea, l'abbiamo creata all'ultimo minuto, non è granché, comunque non lo facciamo per divertirci. Esatto, il tempo clemente fortunatamente. Devo dire che abbiamo trovato un po' di neve, però nonostante le avverse condizioni atmosferiche noi imperterriti andiamo avanti. Devi fare una cortesia, devi intervistare questi tre pupitti per vedere cosa ne pensano del carnevale di Gioiosa Marea. E allora, intervistiamo ragazzi! Ragazzi, allora, una battuta veloce sul carnevale Gioiosa. Ah, questo inverno è stato un pochettino penoso, però ci dobbiamo accontentare. L'importante è essere felici, sì, sicuramente. L'importante è il vino, ragazzi, che ce l'abbiamo e lo beviamo e che ci sia lo spirito giusto. Benissimo, i pupitti, salutiamo i pupitti. Tutto a posto, le forze dell'ordine femminile. Sì, le forze dell'ordine femminile sono presenti qui a Gioiosa Marea per far divertire tutti, anche se prendiamo delle multe salate. Ok, grazie, ciao, buon divertimento. E allora, i folletti ai tempi d'oggi, andiamo a vedere, velocissimi. E allora, vediamo qua, Pippo, allora, una battuta sul carnevale. Divertentissimo nonostante il tempo, bellissimo come sempre. Come sempre bellissimo. Senti, ci spiego un po' questo carro. Allora, questo è il carro dei folletti, ma i folletti al giorno d'oggi, in pratica i folletti vivono nei boschi chiaramente, però i boschi ormai sono inquinati, quindi c'è anche uno sfondo ecologico in questa cosa. Certo. E allora abbiamo ricreato una lattina, una forchetta, un ciuccio, per far vedere che c'è l'immondizia. E così vorremmo sensibilizzare le persone affinché sporchino un po' meno. Benissimo, ed è un bellissimo, bel messaggio ecologico. Ciao, buon divertimento. Grazie. E allora andiamo sempre, intervistiamo, vediamo qua. Un'intervista. E allora? Siamo qua anche quest'anno. Ci stiamo divertendo molto, anche se credo che durerà la metà praticamente la sfilata per il tempo. Non ha importanza, l'importante non è il tempo, ma è l'intensità, e credo che sia abbastanza intenso. Ok, ti ringrazio e buon divertimento anche a te.
andiamo indietro dei degli amici vestiti da telefoni. Allora stanno scappando e allora come numeri telefonici vieni qua Cettina, metti una battuta sul carnevale. Grazie, lungimirante. Edu, anche quest'anno non ti sei tirato indietro all'ultimo minuto. All'ultimo minuto ci siamo organizzati, il carnevale di Giosa è una tradizione, quindi ci siamo buttati. Alla grande. Insomma, no alla grande, alla grande, va. È sempre alla grande, ok, ciao Edu. Bellissimo questo pellicano, credo. Una battuta pellicano. Qua, qua, qua. Grazie. Allora riprendiamo con la mitica famiglia Adams con una splendida Mortisia. E allora Mortisia, tutto ok anche se non ho più voce. Come mai? Il tempo è brutto. Il tempo è tiranno. Sì, esatto. Poteva farci anche una bella giornata oggi. Vabbè, comunque ci stiamo divertendo lo stesso, no? Sì, lo stesso, è bellissimo il carnevale, gioioso. Senti, come mai la famiglia Adams? Un'idea, una novità che non è stata mai fatta. Ok, buon divertimento. Ciao. E abbiamo Mario con questa bicicletta magnifica. E allora, Mario? Beh, il carnevale, anche nonostante il tempo, credo stia andando bene, siamo molto in vita, tutte cose, sempre le solite nostre cose simpatiche. Non vogliamo cadere in polemica assolutissimamente con nessuno. Quindi noi abbiamo fatto le nostre cosine e ci stiamo riuscendo. Benissimo. Questo carro, possiamo dire, per gioco cosa rappresenta? Te lo dico subito, dico, parlando di Tangentopoli, è ovvio che noi parleremo pure di Bettino Crack e dei suoi figli. No, difatti noi abbiamo la Steffi e il Bobo. Ok. E il Bobo, e quindi la gente magari forse l'aspettava come tutti gli altri paesi. Certo. Ok. Ciao Mario, grazie. E allora una battuta con Giulio sul carnevale di quest'anno. Niente, il carnevale a testimonianza di quello che è successo ogni anno, da almeno 15 anni a quest'anno. È sempre così. Cioè, ognuno di noi, chi più chi meno, anticipa, mette soldi, fa vestiti, realizza, crea. Purtroppo quando succedono delle cose è meglio dimenticare, è meglio lasciare perdere per non fare polemica con nessuno. Però il carnevale è un nostro, dito in dialetto, senza problemi e senza farsi remore. Niente, chi è il carnevale? C'è Anir, i giovani, i picciriti, gli anituti, gli animutani della lana, ma il carnevale c'è. E che nessuno si può permettere a boicottare il carnevale, nessuno. E io con questo vorrei ringraziare chi si è protegato a fare il carnevale, tutti, dai bambini, ai grandi, ai vecchi, ai nonni, chi ha partecipato al palco, chi ha partecipato alla come cazzo si chiama la cosa, da chi è che parla al microfono, a queste cose qua. Senza problemi, ognuno ha messo chi ha potuto, quello che ha potuto, senza problemi. Grazie a queste persone, grazie a queste ragazze, grazie a Giosani si è arrivato a fare, grazie a Dio, veramente nauso carnevale giusto, perché il carnevale non può e non deve morire. E con il carnevale non si scherza, perché il carnevale è un osso, non c'è niente, non ci sono false modeste, non ci sono remore, non devono esistere lidi, bagarre, problemi. Chi ha dei problemi che li vada a scambiare in altri luoghi. Questo è il carnevale, grazie. Ok, ciao Giulio, una sorta di simpaticissimo comizio. Ma tutto ci sta nel carnevale gioiosano. Vediamo lì in fondo altri gruppi, altri carri, andremo subito. Ok, abbiamo qui un gruppo più reale degli altri, anche perché ha azzeccato esattamente i costumi per oggi. Vero Gigi? Io dico di sì, ma sentiamo freddo lo stesso, se non si beve, bisogna bere, guarda. Ma avete bevuto o no? Un pochino, poco poco. Poco poco, oggi è aspirato e dimezzato, quindi meno vino. Certo. Ok, andiamo a vedere un po' gli altri, buon divertimento comunque. Abbiamo qua Silvia. Allora Silvia, come va? Benissimo. Una battuta su questo carnevale? Ma è tutto perfetto, tutto a parte il freddo. A parte il freddo, ci stiamo divertendo comunque. Parecchio. Ciao, grazie. Ahi, ho ammazzato qualcuno. Andiamo a vedere questo carro di Nino. Corriamo con la camera
E allora io voglio andare lassù da Nino. Ragazzi, fatemi andare da Nino, per favore. Bellissimo carro, un bel tricheco qui in primo piano. E allora, vediamo se riesco. E allora, Nino, splendido carro. Splendido carro che sono al filo. Una battuta sul carnevale di quest'anno. Sempre più bello, anche se c'è la neve. Anche se c'è la neve. Senti, come mai questo carro? L'ispirazione. Quest'anno è indicatissimo per noi. Infatti, sto dicendo, è un carro veramente reale. In tema siamo. Siamo in tema. In tema di neve, dici. E allora, Nino, una battuta generale su questo carnevale. Sta andando bene, mi sembra, malgrado tutto. Malgrado tutto sta andando benissimo, diciamo, non bene. Benissimo. Ok, ti saluto, buon divertimento, complimenti per il carro. Va bene. E allora, andiamo di scendere al volo. Onde evitare botte incredibili. E allora, si va sempre... C'è un fiatone incredibile. Il gruppo delle stelle filanti. Ciao Francesco. Che ci devo fare? Freddo. Freddo, un freddo caino. Qui vediamo un po' com'è la situazione. Stanno mangiando i porci. Ho capito. Dove è il porco? Dove è il turi? Boh. Ma quant'erano? Vabbè, intervisto per il. Siamo in mezzo alle stelle filanti. Vieni qua, facciamoci una ballata. Allora, come stai andando? Benissimo. State mangiando? Vedo. Bevo e mi ubriaco. Incredibile, mangio bene, sono ubriaco. Benissimo. Andiamo a prendere qualcun altro. Vieni qua. Abbiamo pranzato con una bottiglia di vino. E allora, pranzato? Mi sto anche tantissimo divertendo. Anche se il tempo non lo permette, ma comunque speriamo che continui così il tempo, non arrivi qualche pioggerina che ci rovina tutta la festa. O qualche nevicata. O qualche nevicata, che anche in Italia l'ha fatto dopo, si può dire, dopo 10 anni, ed è una neve qui a Gioiosa, che è una cosa difficile. E niente, io Marco ti ringrazio tantissimo per questa intervista che mi hai fatto. Sono contentissimo. E niente, speriamo che la gente si diverta insieme a noi. Ok, grazie François. Perfetto, vediamo se c'è qualche altro. Intervistiamo qualche bambina. Ciao Gioia, come ti chiami tu? Chiara. Ti piace fare il carnevale? Sì. E da cosa sei vestita? Da stella filante? Sì. Ok, simpaticissima la bambina. Oh. Abbiamo qui Teresa, scatenatissima. Allora Teresa, dimmi. Come va? Bene, bene. E basta? E basta. Ok, una volta non ci vedete. E qui Dulcis in fondo. Dulcis in fondo, Corrado, allora. Bello il carnevale, eh? Sempre più bello. Sempre in gamba, sempre presenti. E Alessio non si veste in maschera. Alessio no. No, non si è mai vestito. Non si riprende. Un altro anno speriamo di fare tantissime cose. Tantissime cose. Ma sempre noi, solo noi, sempre soli. Il popolo di Gioiosa, perché il carnevale è del popolo e di nessun altro. E di nessun altro, esatto. Quindi noi chiediamo, quest'anno abbiamo chiesto, non abbiamo ottenuto. Un altro anno non chiederemo, faremo e basta. Sperando che il popolo sia sempre con noi, come si è dimostrato di essere fino ad oggi. Benissimo, Corrado, ti ringraziamo e buon divertimento ancora. Ciao Corrado. E allora andiamo avanti, l'avevamo perso di vista. Turi. E allora, senti, come fai qua? Io sto ballando, sto distribuendo i coriandoli per il nostro carro, stelle filanti. Meraviglioso, vero? Meraviglioso, avevo creduto che non c'eri. No, abbiamo avuto un contrattempo solo, non c'era la benzina del trattore. E meno male che oggi non c'era sciopero. Meno male che oggi non c'era sciopero, veramente. Ok, Turi, una battuta velocissima sul carnevale di quest'anno. Il carnevale di quest'anno è stato bellissimo perché ci ha coinvolto tutti.
tutti i cittadini gelosani, a tutti quelli che piace il carnevale. Le piccole e grandi, insomma. Le piccole e grandi, e dai meno giovani, come diceva Nino. Ok, ti ringrazio, buona continuazione. Ciao, grazie. E allora Dulcis in fondo per questa idea, vieni qua, ti abbiamo cercato per tutto il carnevale, Pippo, da cosa sei vestito? Oggi mi sono vestito da vigile urbano, tanto per cambiare. Tanto per cambiare, senti Pippo, come sta andando questo carnevale? Ma secondo me sta andando benissimo, veramente, sono molto contento di questo carnevale perché è stato organizzato in pochissimi giorni dai ragazzi che hanno veramente la volontà di fare il carnevale a Gioiosa così come c'è stato negli altri anni. E considerando anche il tempo che c'è oggi, purtroppo inclemente, credo che sono veramente dei ragazzi da ammirare moltissimo. Infatti, ti ringrazio Pippo, penso tutto vada bene, qua c'è anche... Io colgo l'occasione perché vorrei attraverso questo microfono fare un ringraziamento di vero cuore a tutti quanti, cioè dai ragazzi che si sono vestiti in maschere a tutta la cittadinanza, perché veramente solo con il contributo dei cittadini noi siamo riusciti a organizzare questo carnevale e penso che la gente sia molto molto contenta. Grazie a tutti di cuore. Allora tutti i gruppi, questi sono ancora pochi, mancano i clown. Allora tutti i gruppi sul palco, mancano gli esquilesi, per favore, gli esquilesi sul palco per ricevere l'applauso del nostro valoroso pubblico che spesso si è sfornato le mani per questi carnevali e lo continuo a fare sempre, a dimostrare che siamo più forti di quelli che provo, di fatto, di quello che tanto meno per applaudire. Allora questo applauso lo meritano sì o no questi gruppi? Bravi! Bravi! Un applauso valoroso per tutti! Allora siamo qui col professor Scaffidi, animatore e un grande del carnevale gioiosano. Una battuta su questo carnevale di quest'anno. Io sono convinto che i giovani sono sempre formidabili, perché lo spirito che li anima è veramente immenso. Non potrebbero fare quello che hanno fatto senza nessun mezzo e senza aiuto di alcuno. Bisogna ringraziarli con animo veramente grato per quello che fanno. Noi altri eravamo altri, avevamo più mezzi, avevamo più organizzazione, avevamo più idee, loro non hanno niente, quindi bisogna ringraziarli per quello che loro fanno e per l'entusiasmo che mettono in questa realizzazione. Il tempo è stato clemente, fortunatamente tutto è riuscito abbastanza bene, quindi. Straordinario, noi siamo sempre, almeno questo la fortuna ci ha assistito, d'altra parte non poteva essere diversamente, era questa l'unica cosa che poteva compensare i ragazzi, avere il tempo, cioè clemente, dalla loro parte per poter fare la sfilata. Sono riusciti a farla e questo li compensa di tutti gli sforzi fatti durante questo periodo. Va bene, ti ringraziamo tantissimo, ci vediamo l'anno prossimo allora. Grazie a voi. Oh, mamma, no, non ci torno a casa, no, alle 6. Alle 6 ti ho detto, no, non prima, alle 6. Ah, scusa un attimo. Signori, buona serata del Circolo Mediterraneo di Gioiosa Marea, dove siamo venuti per assistere all'ultimissima serata del grande carnevale gioiosano 1993. Ciao! Benissimo, prima di tuffarci all'interno di questa meravigliosa sala dove la gente si dimena, gesticola e danza vorticosamente, mi corre l'obbligo di ringraziare in prima persona il presidente del Circolo Mediterraneo, Nino Padua, gli amici di Rete 55 ed un saluto particolare a Ciccio che purtroppo è stato colpito dall'influenza, la giapponese Takagashi. Ora praticamente andremo a buttarci in mezzo alla sala con la speranza che non ci uccidano. E allora
allora abbiamo qui due simpaticissime maschere dal nome misterioso. Sì, caro, Misterino. Allora, Misterino. Misterino, sentite una cosa, cos'è per voi il carnevale a Gioiosa? Tutto. Tutto di... Tutto di... Io mi sto scialando. Io sogno tutta... Sogno, tutta surata. E tutta surata, tu? Uè, che c'è? Mi dà un bicchiere di spumante, che era schifo. Pareva la pipì. Benissimo, il carnevale... Il carnevale sempre più simpatico con le nostre maschere, Giosa Marea. Ora ci infiltreremo all'interno della sala per tentare di intervistare qualcuno. Non sarà impresa facile. E allora ci immergiamo nella sala completamente sepolta dalla gente. Andiamo a cercare qualcuno. Peppe, il nostro amico, vieni qua. Peppe, una domanda, una battuta sul carnevale gioiosano. Simpaticissimo Peppe, incredibile simpatia. Andiamo ancora avanti. Il cameraman mi segue con una certa difficoltà, ma andiamo avanti. Vediamo un personaggio qua che non è di Gioiosa. No, niente. Si spaventano delle telecamere. E noi abbiamo qui Salvatore Coletta, uno dei grandissimi personaggi Gioiosa. E allora questo carnevale? Ok, tutto a posto. Te gusta la mossa? Te gusta la musica? È veramente una bolgia incredibile. Andiamo a beccare qualcun altro. Qua abbiamo Mario. Abbiamo Mario che tenta di scappare. E allora Mario, come è stato questo carnevale 93? Discreto, non ottimo? Non ottimo, mancava un po' di allegria. Vabbè, credo ci rifaremo questa sera. Speriamo. Ok, buon divertimento. Andiamo sempre alla ricerca. E abbiamo qui un personaggio tipico. E allora, questo carnevale Gioiosa è? Eccezionale come carnevale. Assomiglia un po' a quello di Rio, un po' in piccolo magari. No, è uguale a quello di Rio. È uguale. Io ci sono stato e ti posso assicurare che è uguale. Benissimo, ti ringrazio. Le ragazze sono belle come quelle di Rio, uguali. Ah. Potrei interrompere la trasmissione perché dobbiamo fare il trenino. Dobbiamo fare il trenino, non ci interrompa. Altrimenti arriviamo in ritardo alla stazione. Ok. Scusi, posso parlare anch'io? Sì, prego. Auguri a tutti e un buon carnevale a tutti. Grazie. Tutti simpaticissimi, tutti allegri. Saluti. Dunque, lei non è di Gioiosa. Come mai è Gioiosa per il carnevale? Per le mie vacanze carnevalesche da Milano. Ho capito. Grazie. Abbiamo qui Elio, come va questo carnevale? Benissimo. Alla grande, sta divertendo? Sempre. E qui Daniela? No, seguito la domanda. Daniela, cosa ne pensi di questo carnevale? Ci sono fantastico.
Io spero che la tradizione non si perda, che possa continuare sempre così. Sempre. La signora qua, la signora, cos'è per lei il carnevale? È una cosa bellissima. Stupenda. Stupenda, stupenda, veramente. Ok. Procediamo ancora, tentiamo di intervistare, di sentire qualcosa. Andiamo a vedere un po' questa simpatica signorina che balla. Come va? Scusa, io non parlo italiano. Va bene, ma ti piace il carnevale qui? Sì, molto bello. Ok, buon divertimento. Pippo! Pippo, l'abbiamo beccato anche qui. Sei un carnavalaro di prima categoria. Sempre presente, sempre, mi fa molto piacere essere sempre presente in mezzo a queste feste di carnevale. Sono contento veramente. Benissimo, oggi ritornando al discorso è andato tutto bene, tutto stupendamente. Io credo di sì, credo veramente che la gente si sia divertita moltissimo e a dimostrazione sta il fatto che nonostante il cattivo tempo, la neve quasi diciamo alle porte di Gioiosa, la gente è uscita per il carnevale perché lo sente veramente. Buon divertimento a tutti. Ok, faremo mattinata, vero? Penso proprio di sì. E mi auguro che il prossimo anno possiamo essere ancora presenti e ci possiamo divertire sempre come quest'anno. Senz'altro, buon divertimento, ciao. Grazie, grazie, buon divertimento anche a voi, grazie. Ok. Abbiamo qui il presidente Nino Padua, un carnevale ad alti livelli mi sembra quest'anno. È riuscito abbastanza bene, anche perché forse quest'anno i giovani si sono comportati un po' meglio degli anni precedenti. E speriamo che quest'ultima serata il completamento sia felice per tutti. Grazie. Grazie a lei, presidente. Ok, andiamo ora dai DJ. DJ. Sali qua. Del Mediterraneo. Allora Peppe, come sta andando questa sera? Ma sembra che le cose si mettano veramente sul giusto verso, si dice così, boh, non lo so. Comunque questa sera c'è un'affluenza incredibile che nelle serate precedenti non si era vista. Comunque speriamo di divertirci e viva Gioiosa. Basta, non so che dirti altro, chiedimi e io rispondo. Ok, mi basta così, io vado dagli altri. Una battuta a Sasà, anche tu sei responsabile di questo putiferio. Ma secondo me siamo tutti fantastici, sia i ragazzi che ballano, sia noi qua dietro il bancone. E anche voi che fate le rime, siamo tutti ok. Alla grande! Ok. Ok, Sasà. Andiamo da Giovanni. Allora Giovanni, come ogni anno, sempre qui a far casino. Non ho capito niente. Dico ogni anno sempre qui a far casino. È logico, no? Siamo gioiosani, ci piace il divertimento e il carnevale è fatto per noi. Ok, andiamo da Salvatore. Vediamo qua Salvatore che sta armeggiando. Allora Salvatore, sta andando tutto alla grande sembra. Grandissimo quest'anno il carnevale a Gioiosa Marea. Dico, sia le sfilate, anche qui la sera mi sembra ad altissimo livello. Sì, la sera qui è andata ad altissimo livello quest'anno. Tutto ok. Nessun incidente, niente di niente, tutto tranquillo. Tutto tranquillo quest'anno. Un anno diverso questo. Infatti, grazie Salvatore, buon lavoro. Benissimo carissimi amici, anche per questa sera siamo arrivati alla fine del servizio, non alla fine del carnevale, anche perché il carnevale gioiosano andrà avanti ancora fino alle 6-7 di mattina. In questo servizio vi abbiamo mostrato tutto quello che di meglio offre il carnevale Gioiosa, tutti gli sforzi
che i ragazzi compiono per ottenere un buon carnevale. Noi vi salutiamo cordialmente, vi ringraziamo per essere stati con noi fino adesso. Ringraziamo nuovamente Nino Pado, il presidente del circolo, per averci ospitato per l'ennesima volta e vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo carnevale 1994. Signore e signori, una buona notte a tutti dalla Vita Amorphos.